Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi voglio far conoscere quest'altra stampante 3D della Sovol 3D, un'azienda che sta sfornando tanti bei piccoli gioiellini. Questa è la SV06, una stampante con guide lineari, con un piatto in pay flessibile che funziona bene. Adesso la metto sul bancone, vi faccio vedere com'è fatta, ma ovviamente devo dirvi anche il prezzo. Vi dico solamente che tra le stampanti più economiche che funzionano meglio. Il prezzo, se ricordo bene, comunque è 250 €. Metterò una schermata qua sulla destra, è immancabile il link nel primo commento e nella descrizione, spero anche associato ad un codice di sconto. Quindi mettiamo questa SV06 sul bancone e guardiamola per bene. Iniziamo. E allora, innanzitutto partiamo proprio dall'unboxing, vediamo quello che troveremo all'interno della confezione, tutto ciò che serve per poterla montare, tutti gli accessori, eccetera. Diamo una rapida occhiata quindi alle varie inquadrature, alle scene durante l'estrazione dei prodotti dalla scatola. Vedrete sia i prodotti che le descrizioni, eventualmente anche delle bustine che contengono le varie viti, perché sono suddivise per step. E questo step ci permette un montaggio molto facile. Infatti abbiamo la base già pronta con il piatto flessibile in pay, essendo magnetico già appoggiato su di essa, per poterla montare, quindi poter mettere il castello dell'asse Z, è sufficiente seguire delle fresature che troviamo sul telaio e avvitarlo con due viti per lato, semplicemente stringendole. Ovviamente tutte le guide sono già montate, quello che poi si deve montare è ovviamente anche l'hotend, l'alimentatore sulla parte destra guardando dalla parte frontale e poi il controller, quindi la scheda elettronica sulla parte sinistra in una scatolina di colore nero. Una volta montato anche il supporto reggibobina, la stampante è pronta. Sulla destra va montato anche il display con dei comandi, ricordate la Ender 3? Perfetto, molto simile alla Ender 3, ma in questo caso con qualche funzione, più qualche piccola funzione che la differenzia, per esempio quella dell'autolivellamento, permesso grazie a questo sensore che troviamo alla destra del nostro hotend. Questa rotellina serve per poter inserire e disinserire il filamento. Vi ricordo che va fatto sempre con l'hotend a temperatura elevata, quindi la temperatura di stampa. Troviamo la regolazione delle cinghie sia da questa parte che nella parte frontale, quindi ci permette di regolare molto molto velocemente. E quello che caratterizza questa stampante sono proprio queste guide lineari, che a differenza delle stampanti che hanno le ruote gommate, che per carità funzionano bene, ma in questo caso dà una precisione in più. Infatti guardate questa testa, questo vaso, come sia stato stampato perfettamente, a parte gli errori dovuti ovviamente alla mancanza dei supporti, ma mi sono reso conto del problema quando già avevo iniziato la stampa, non mi andava ad interromperla, e guardate, abbiamo una stampa perfetta ed è riuscita a stampare senza nessun tipo di problema, se non appunto quello dovuto alla gravità inevitabile, ma questo è stato un mio errore di calcolo. Per quanto riguarda la qualità, soprattutto del primo layer, guardate che bella finitura grazie al piatto in pay, ma metterò anche altre inquadrature nelle quali si vede il primo mostrato, quello che conta di più in una stampante, perché se parte bene, se abbiamo una base buona, anche il resto verrà bene. E qua ho lasciato questo filamento appositamente per farvi vedere come viene il primo layer. Guardate anche come si stacca facilmente, basta toccarlo una volta che il piatto si raffredda e si stacca con molta facilità. Addirittura proprio per questa testa, per questo vaso, pensavo che fosse ancora attaccato al piatto di stampa, quando l'ho toccato era completamente staccato, così come tutto il resto. Immancabile barchetta, anche questa è venuta bene con un po' di disegno di cucitura, ma questo va eliminato eventualmente dallo slicer mentre si progetta il file. Come vedete, si legge perfettamente sulla base, e questo grazie al livellamento. Guardate anche i dettagli nella parte posteriore, non mancano ovviamente dei mini difettini, ma questi dovuti probabilmente alla tensione delle cinghie. Ma per quanto riguarda la qualità della stampa, ottima. Lo stesso per quanto riguarda questi cacciaviti, che mi permettono di inserire quindi dei bit e sostituirli quando ne ho bisogno, se riesco a estrarli con una mano, ok, e quindi permette di utilizzare eventuali bit e posizionarli anche da questa parte per avere dei ricambi. Solo che mi sono reso conto che questo progetto non va bene perché ci si fa male mentre si stringe, dato che la punta dei vari inserti fuoriesce. Ma questa è una progettazione che andava fatta diversamente, sia in quello grande che in quello piccolo. Anche qua ottimo risultato per quanto riguarda la qualità della stampa, eccezionale sia sulla parte bassa che lateralmente. Adesso collego l'alimentazione elettrica, accendiamo la stampante, si collega quindi il cavo da questa parte, si preme il tastino e si accende il display che ci dà il benvenuto con il logo Sovol. Ma prima di vedere per bene il resto, guardiamo anche i video di quello che ho stampato, a partire proprio dalla Benji, che durante la stampa presentava un pochettino di stringing, un pochettino di filamenti, ma questo perché comunque il file è stato preparato dall'azienda e trovate il file all'interno della schedina.
non sapendo con quali parametri era stato impostato, il filamento che ho utilizzato ha causato questo. Però, come vedete, poi l'ho rimosso facilmente, insomma, nulla di particolare. Però guardiamo quindi il menu molto velocemente, perché è un menu semplice simile a quello della Ender. Come dicevo, si gira quindi la rotellina per poter scorrere fra le varie voci, ma a noi interessa più che altro vedere le cose che la differenziano, quindi ad esempio il livellamento del piatto. Come vedete, il piatto non ha assolutamente rotelline, quindi si regola solo ed esclusivamente tramite il sensore ed è un livellamento che funziona bene. Quindi possiamo innanzitutto regolare l'allineamento dell'asse Z. Dando questo comando, infatti, tutto l'asse si solleva, arriva alla sommità e si allinea perfettamente. Possiamo pure regolare l'altezza, quindi lo Z offset, a fare il livellamento del piatto. Facciamo quindi il livellamento del piatto, procediamo, con questo comando si torna indietro ovviamente, e qua mi avvisa che la macchina si riscalderà in automatico. Diamo ok, vi salto ovviamente tutta la parte in cui la macchina si riscalda. Vedete, ha i sensori di fine corsa che però io non sono riuscito ad individuare. Quindi ci sarà qualche sensore particolare, ma non ci sono pulsanti né altro, almeno io non sono riuscito ad individuarli. Allora, si abbassa, ovviamente il sensore per l'asse Z, per l'autolivellamento, andrà a contatto con il piatto di stampa. Questo LED durante il contatto si spegnerà a conferma che il sensore funziona. Ok. Lo fa un paio di volte. A questo punto attende che la temperatura raggiunga quella ottimale, 120 gradi per quanto riguarda il nozzle e 60 gradi per quanto riguarda il piatto di stampa. Adesso inizierà quindi a fare questo check. Vedrete il LED che si spegnerà ogni volta che farà contatto con il piatto e quindi il livellamento sarà automaticamente memorizzato, anche se prima andrebbe regolata l'altezza, quindi con un foglio di carta, regolando sempre girando tramite la rotellina l'altezza dell'asse Z per poi poter stampare correttamente, altrimenti si rischia di rimanere troppo alti rispetto al piatto di stampa. Ora, ovviamente, questa scena la vedremo accelerata.
Ok, quindi livellamento completato. Ma adesso guardiamo il piatto di stampa flessibile. Come vedete, è magnetico, si rimuove in questo modo e piegandolo ci dà la possibilità di rimuovere i nostri oggetti. Possiamo utilizzare questa parte un pochettino ruvida oppure quest'altra parte liscia, se lo preferiamo, in modo da ottenere la finitura che più ci aggrada. Guardiamo quindi qualche altra caratteristica. Spostiamo lo tender, osserviamo questa rotellina, come abbiamo detto, serve per lo scorrimento del filamento, anche se è possibile farlo pure dal menu, quindi decidere se inserire oppure disinserire il filamento, ovviamente sempre raggiungendo la temperatura. E a proposito di temperatura, questa stampante può stampare diversi filamenti, per esempio il TPU, proprio perché è una direct drive, ovviamente il PLA, PETG, ABS, e tanti altri filamenti. Ovviamente ha anche la funzione di ripresa della stampa, sia nel caso in cui finisca il filamento che nel caso in cui dovesse andare via la corrente. E il sensore di filamento è inserito direttamente all'interno dello tend, che è tutto in metallo. Per quanto riguarda le dimensioni di stampa, invece abbiamo 250 mm per quanto riguarda l'altezza, 220 mm sia per quanto riguarda la profondità che per quanto riguarda la larghezza. E grazie a queste guide lineari, alla leggerezza dello tend e a tutto il resto, dichiarano una precisione di 0,001 mm. La sposto leggermente, vi faccio vedere anche la parte del controller nel quale vanno inserite la scheda SD ed eventuale collegamento tramite cavo USB. Come vedete, qua abbiamo una schedina all'interno della quale ci sono tutti i file che ho stampato. E per quanto riguarda lo slicer, si può utilizzare tranquillamente Cura impostando i parametri necessari per questa stampante, quindi importandoli eventualmente da quelli presenti sullo slicer Cura personalizzato di Sovol che trovate sempre all'interno di questa schedina. E allora, ragazzi, quindi come avete visto, questa stampante nella sua semplicità, grazie alle guide lineari, ci permette di avere un'ottima precisione. Vi ho fatto vedere questo vaso stampato, sì, con degli errori dovuti alla progettazione, però per quanto riguarda la qualità della stampa è venuta molto bene. La Benji, che è il riferimento per capire se c'è da sistemare qualcosina, mi ha fatto capire che quel filamento non andava bene con quelle impostazioni, ma comunque l'ha stampato bene anche per quanto riguarda dimensioni, parametri, corrisponde tutto alla perfezione. E lo stesso per questi cacciaviti stampati con una finitura eccezionale. La stampante non è sicuramente all'ultimo grido, non è la stampante rivoluzionaria, però il fatto che abbia queste guide, tipo la Prusa per capirci, il fatto che sia silenziosa, come vedete, è accesa, non è sicuramente una stampante rumorosa, nemmeno fra le più silenziose effettivamente, ma non è una stampante rumorosa. Semplice, il display è semplicissimo, ma ci permette di avere tutti i comandi a portata di mano, l'autolivellamento, quindi secondo me è una stampante che per il prezzo che ha, quindi 250 euro, 250 dollari circa, promette e mantiene dei buoni risultati. Se vi è piaciuta, se pensate che questo tipo di stampante 3D possa fare per voi, tra l'altro Sovol è un'azienda ormai affermata, vi hanno fatte conoscere diverse, tutte funzionanti, tutte con dei buoni risultati, quindi casomai valutate se decidete che può fare per voi, date un'occhiata al link, cliccate in modo da avere eventualmente anche un codice di sconto e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ma prima ricordatevi di iscrivervi, mettere mi piace al video, cliccare sulla campanella e ora sì, ora posso dirvi che ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!